ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video spacchettamento di Vrochet. Sono pochi prodotti, però tutti insieme fanno un grandissimo importo, cioè grandissimo, siamo sui 200 euro. Allora ragazze, vi mostro lo spacchettamento dell'album numero 6. Quindi mi sono arrivati dell'album numero 7 con nuova uscita dello shampoo concentrato, quindi quello piccolino che fa tantissima schiuma. Poi mi sono arrivati due bustine di Vrochet in cartone, il tra di noi e la fattura, credo. Sì. Allora, sono talmente sfasata, ragazze, che manco mi ricordavo che album era. Questo per dirvi che i sbalzi di temperatura mi stanno ricoglionendo a bomba, mi sento troppo troppo spossata. Cioè, per esempio, ieri pioveva e c'era freddo, c'erano 15 gradi, oggi sono 29 gradi, cioè rendetevi conto, sono ricoglionita a bomba, quindi se dirò qualche stronzata, perdonatemi. Sulle labbra ho il Matte di Essence Lip Gloss nella colorazione Beauty Approved, questo nude qua, anche se voi lo vedete è rosato, però lui è proprio nude che vira sul marroncino. Sto usando tutti i prodotti fuorché quelli del progetto smaltimento, viva la coerenza, ma va bene. Il Vrochet come sempre manda dei cartoni del cacchio, perché non so come cavolo erano incollati, per aprirlo ho dovuto praticamente sbrancare metà cartone. L'imballaggio è sempre un po' cheap, ma vabbò. Allora, partiamo subito. I prezzi, ragazzi, non me li ricordo, però praticamente la mia percentuale, il mio guadagno, io invece di prendere i soldi mi prendo qualche prodotto, quindi praticamente sono prodotti che mi vengono gratis. Chi fa la consigliera di bellezza sa di cosa sto parlando. Allora, che cosa mi hanno ordinato? Mi hanno ordinato ben 3 integratori di vitamine per il sole. Io ve ne mostro 2, questi integratori qua praticamente servono per attivare la melanina, per preparare la pelle al sole, così di evitare le eritemi, scottature, eccetera eccetera. I miei clienti si trovano benissimo, a quanto pare queste pastigliette funzionano, va preso 2 capsule al giorno. A me mi hanno ordinato 3, contengono il rame, vitamina A, lo zinco e selenio. Sì, integratori naturali. Qua c'è consigliato di iniziare il programma nel periodo che precede l'esposizione al sole, quindi circa un mese prima che magari andate in vacanza, compratevele, così preparate la pelle al sole. E questi mi sembra che costavano 14,99 euro in offerta, oppure 16, adesso non mi ricordo. Come vi ho già detto, ho fatto la premessa, sono ricoglionita. Poi mi hanno ordinato vediamo il fondotinta zero difetti 14 ore con i minerali botanici. Questa è nella colorazione, perché qua non c'è scritto, comunque se non ricordo male era il beige 50, questo qua. La mia cliente si trova sempre bene, quindi ogni tanto me la riacquista. Questo non è quello nuovo senza schifezzuole, questo contiene le schifezzuole all'interno. Sì, contiene siliconi, PEG, eccetera eccetera. E questo qua, anche questo veniva a 14 euro e qualcosina circa. Poi mi hanno ordinato 2 shampoo per i capelli, uno shampoo capelli ricci definiti e uno shampoo purificante all'ortica.
Tutte le persone, cioè tutte le mie clienti generalmente si trovano benissimo con gli shampoo Yves Rocher, quindi me ne acquistano ciclicamente, anche se non vi faccio sempre vedere lo spacchettamento perché veramente non ho tempo, perché o li devo consegnare subito, sono in straritardo. Per esempio, quando mando l'ordine all'ultimo, quando c'è la chiusura dell'album, veramente il pacco arriva dopo 10 giorni, quindi devo poi correre a consegnare e non voglio più avere il pensiero. Poi mi hanno ordinato la Rich Cream trattamento extra rigenerante. Questo qua è per le pelli molto over, molto aged, parliamo dai 50-60 anni. Questo è super nutriente nel nuovo packaging e nella nuova formulazione. Trattamento super strutturante con 30 oli preziosi di 1000 rose. Come sapete, io con l'olio di questa linea, cioè, boh, non mi piace. 20 euro buttati così. Questo costa 22 euro. E poi mi ha ordinato anche crema antirughe nutriente benefica, quindi è un contorno occhi. Questo costicchia circa 16-19 euro, ora non mi ricordo. Poi mi hanno ordinato anche un bifasico, quello piccolino della Pure Bluette, quello che mi piace tanto, però è stato battuto da Bioficina Toscana, quindi io non lo riacquisto più, anche se nelle scorte credo di averne due. Questo costa per 100 ml 4,99 euro, quindi conviene sempre prendere la taglia grande perché sono 6,99 euro. E poi mi hanno ordinato SOS mani pulite. Questo è praticamente una specie di igienizzante per le mani, una specie di ammucchina però profumata. Sono 30 ml e costicchia circa 4 euro, quindi a parer mio non trovo il senso, perché fai prima a comprarti la mucchina, ma comunque è sfiziosissimo, piccolino da portare in borsa, ogni tanto si può fare. Poi mi hanno ordinato il l'eyeliner che era in promozione insieme al mascara a credo 13 euro 14 euro. Comunque è un'offerta super conveniente. Questo è uno dei nuovi eyeliner in penna di Vertige, e poi Sexy Pulp, il mascara che era in promozione insieme in abbinata. Sexy Pulp è uno dei miei mascara preferiti di Yves Rocher perché va a volumizzare e annerire tantissimo le ciglia, e mi piace tantissimo, quindi ha fatto un ottimo acquisto la mia cliente. Poi mi ha ordinato anche un matitone rose in francese Sumpteux, comunque non credo che si legga così, ma è questo qua, di questo bel colore estivo, un bel fucsia. Questo era in offerta 9,90 euro credo, ma comunque i prezzi sono lì. E poi con la soglia ho potuto ordinare, per riscuotere diciamo la mia percentuale, un primer per l'ombretto, sì, della Yves Rocher. Sono 7 ml di prodotto e costa tipo 8 euro, ma visto che ultimamente mi sono data i trucchi con gli ombretti quando esco, voglio provare a vedere se gli ombretti durano con il primer sotto. Ne sento parlare sempre benissimo, però l'ho acquistato per provare, perché non è che io mi fidi tantissimo delle recensioni, soprattutto delle consigliere di bellezza e chi rivende questi prodotti, perché per loro tutti i prodotti sono fantastici, bellissimi. Cioè, un'opinione vostra non avete, non è che qualcuno vi lincia se vi danno magari quel prodotto non è buono. Cioè, io personalmente quando guardo recensioni su YouTube è perché voglio sapere se effettivamente funziona. Quindi per quanto riguarda Yves Rocher e aziende che mandano gratis i prodotti agli youtuber, non mi fido tantissimo, però l'ho preso per vedere, tanto non l'ho pagato, cosa me ne frega. E poi ho preso due prodotti che ormai avrete due palle così, perché ormai tutti li comprano, ma come si fa? Questa linea si sta estendendo, ormai la fissa, il mood del detox, dell'anti-pollution è ovunque, tutte le case cosmetiche lo stanno facendo, quindi io ne ho approfittato, ho preso l'anti-pollution più detox gel esfoliante diario,
detergenti sono quotidiano, quello era in francese, sono 125 ml di prodotto, questo era prezzo lancio, comunque l'ho pagato circa 7 euro, ci ha pagato per dire. Sapete che io per i prodotti di a risciacquo sì, mi piace utilizzare prodotti bio, ma ogni tanto posso permettermi di prendere anche un prodottino che ha dentro comunque qualche schifezzuola, anche se questo è senza siliconi, senza parabeni, oli minerali in teoria, però anche se non ci mettete le maggiori schifezze, poi ci sono altre, tanto vale, però vabbè, è un prodotto a risciacquo. Oggi mi sento abbastanza polemica, non vedo l'ora di provarlo perché pian pianino sto costruendo praticamente, cioè anche l'acqua micellare di questo marchio, anche il siero, anche la crema, ma credo che non li utilizzerò e li andrò a regalare. E poi ho preso ovviamente il UVB Beauty Shield, crema idratante multifunzione, riparazione anti-pollution con la protezione 50. Questa intenzione di usare in città in caso non mi trovassi bene con un prodotto che ho in mente di acquistare, e se non mi dà tanta, non mi dà fastidio la pelle e nessuna reazione, credo che lo utilizzerò tutta l'estate, tutti i giorni, come protezione dal sole, perché comunque io credo che la protezione solare va messa sempre. Poi bio, non bio, alla fine i solari non sono bio, ma hanno i componenti migliori degli altri, ok. L'importante è come reagisce la pelle, cosa che penso anch'io sui solari, e se abbiamo una skincare comunque adeguata, la nostra pelle ci perdonerà per le schifezzuole dei filtri solari durante l'estate, perché poi comunque in autunno non ci ritroveremo con le macchie. Almeno su questo posso transigere un attimo. Ho preso appunto la protezione 50 perché anche se mi abbronzo, ragazze, io sono bianca, nel senso che io di colore sono bianca, prendo facilmente il colore, cioè mi abbronzo subitissimo. Però voglio proteggerla perché la mia pelle, oltre ad essere reattiva, è molto soggetta alle macchioline post estate, che non sono permanenti, però non è sempre bello averle, non è sempre, cioè danno noi andare sempre col terrore del sole, quindi quest'anno ho detto oh, sì, lo prendo. Questo costicchiava credo 17 euro, ma è un acquisto che volevo fare. E niente ragazzi, il mio spacchettamento è terminato, spero di avervi fatto compagnia, spero di esservi comunque stata utile, perché no, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!